Buongiorno a tutti. Oggi proveremo a fare un nuovo tipo di allenamento. È un allenamento fatto a intervalli, quindi faremo 8 esercizi ripetuti per 5 volte. Questi 8 esercizi li faremo ognuno per la durata di 30 secondi, con 15 secondi di pausa tra un esercizio e l'altro. E ripeteremo questo ciclo per 5 volte. Allora, prima di cominciare, naturalmente vedremo quali esercizi andremo ad eseguire oggi. Partiremo con una marcia fatta bene con le ginocchia alte e muovendo le braccia. Chi se la sente può, anziché fare la marcia, provare a fare una corsa sul posto con le ginocchia belle alte, oppure la marcia, o potete fare una volta una marcia, una volta una corsa. Secondo esercizio. Potete utilizzare le scarpe, naturalmente, se vi sentite più comodi e non avete un materassino. Io sono a piedi nudi perché utilizzo il materassino e quindi non ho troppo contraccolpo saltando. Secondo esercizio che andremo a fare è un jumping jack. Sono dei saltelli, apro e chiudo. Quando saltiamo andiamo ad appoggiare bene il piede dall'avampiede al tallone e piego le ginocchia, apro e chiudo. Le ginocchia sono parallele o aperte verso l'esterno. Non saltate mai così. Attenzione quindi all'appoggio. Se non ve la sentite di saltare, apro, apro, chiudo, chiudo, apro, apro, chiudo, chiudo. Ok. Terzo esercizio che andremo a fare sono degli squat, quindi piedi paralleli, larghezza circa delle spalle, scendo e salgo, e scendo e salgo, cercando di scendere bene verso il basso col sedere. Quarto esercizio, andremo a terra e andremo a fare dei crunch, quindi addominali, mani dietro alla nuca, teniamo le gambe piegate, parallele, i piedi ben appoggiati a terra, o se preferite portate le gambe a tavolino e andremo a sollevare testa e spalle. Ricordatevi di buttare fuori l'aria quando sollevate testa e spalle e di sentire la zona lombare bene schiacciata al materassino. Quindi attenzione a non inarcare la schiena e a tenere bene l'ombelico che spinge verso il basso. Dopo i crunch torniamo in piedi e andremo a fare degli affondi. Io per gli affondi uso dei pesini leggeri da un chilo, voi potete eventualmente prendere delle bottigliette d'acqua. Affondi, gambe alternate avanti. Quindi passo avanti e torno, alterno destra e sinistra, con le braccia andiamo avanti. Dopo gli affondi lascio giù i pesini, vado in ginocchio sul materassino, attenzione alla posizione, non sono a quattro zampe ma sollevo i piedi e i polpacci da terra, mani alla larghezza delle spalle, attenzione alla schiena, attenzione a non cadere e non fare questo, ma nemmeno stare così. Corpo deve essere parallelo, attivo gli addominali, attivo i glutei. Da questa posizione piego le braccia e torno. Piegate le braccia cercando di tenere i gomiti stretti vicino al busto. E torno in modo da lavorare i tricipiti. Scendo andando col petto verso il materassino e spingo via bene con le mani. Se avete problemi ai polsi e non ve la sentite di fare i piegamenti sulle braccia, potete provare semplicemente rimanendo a quattro zampe a
staccare un braccio e l'altro, una mano e l'altra. Lavoro sulla stabilizzazione, lavoro ancora con gli addominali. Queste varianti dovrete ricordarvele voi. Dopo aver fatto i piegamenti con le braccia, stavo sbagliando, sono qua, vado a quattro zampe e sollevo bene una gamba e torno. Allungo piedi in punta, stringo il gluteo e torno. Variante, sollevo braccio e gamba opposta, braccio e gamba, o altrimenti solo gambe alternate. Dopo lavoro a quattro zampe, torniamo a sdraiarci sul materassino, mani dietro la nuca, abbiamo ancora degli addominali. Solleviamo entrambe le gambe, le ginocchia verso il petto, sollevo testa e spalle, andremo a fare dei criss cross, andando quindi col gomito verso il ginocchio della gamba piegata, l'altra si stende bene avanti, fate i movimenti lentamente, vado bene col gomito oltre il ginocchio, attenzione al collo, andate piano e respirate. Per fare l'allenamento ho qua il mio telefono, perché abbiamo un timer che ci avviserà quando partire, quando finiranno i 30 secondi, i 15 di pausa, e quindi ci aiuterà a mantenere il giusto ritmo. Vi consiglio di tenervi una bottiglietta d'acqua e un asciugamano vicino, perché si fa fatica. Quindi ricordatevi di tenere un po' d'acqua vicino a voi. Siamo pronti. Partiamo. Marcia. Ginocchia bene alte. Su bene. Muovo le braccia. Su, 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 su. Respiro, inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Riposiamo per 15 secondi e ci prepariamo per il secondo esercizio, che sono i jumping jack, salti. Apro, chiudo. Respiro, apro bene, accompagno con le braccia, piegate bene le ginocchia, morbidi, e 15 secondi di riposo. Prossimo esercizio che andremo a fare sono gli squat. Quindi ci prepariamo, piedi paralleli, vado, scendo e su. Non correte, abbiamo diverse ripetizioni, non fate troppo velocemente i movimenti, fateli bene. E vado, scendo bene indietro col sedere e giù. Siamo pronti per andare sul materassino e fare i crunch. Io tengo i piedi giù, se volete, gamba a tavolino. Vai! Butto fuori l'aria, inspiro. Chiudo la cassa toracica, risucchio l'ombelico.
Usate gli addominali, non le braccia. Riposo. Durante il riposo torniamo in piedi. Io prendo i pesini, voi o niente, oppure le bottigliette dell'acqua se non avete i pesini. Vai. Riposo. Appoggio i pesini, mi preparo per i piegamenti sulle braccia, tricipiti, mani larghezza spalle, sulle gambe e vai, piego e su, inspiro, espiro, fatti con le mani, gomiti vicino al busto, scendo bene e su, senza fretta, e su, inspiro, espiro, inspiro, espiro, scendo e su. Allungo un secondo, faccio un bel respiro, allungo la schiena e torno a quattro zampe. Sollevo braccia, braccio e gamba opposti, allungo bene il braccio, allungo bene la gamba, sollevo bene la gamba, stringo il gluteo, su e su e su, attenzione alla schiena, e su, allungo, stringo il gluteo, non cado sull'altro fianco, tenete gli addominali attivi. Riposo, allungo un secondo la schiena e vado a fare i criss cross, ci sdraiamo, mani dietro la nuca, solleva le gambe, vai, allungo una gamba, l'altra si piega e ruoto, e ruoto, e ruoto, strizzo l'ombelico, mi muovo dal punto vita, il bacino è fermo, ruoto, ruoto, allungate bene la gamba avanti, lavoro bene, op, op, ruoto, 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 ruoto e ginocchia al petto. E abbiamo fatto il primo giro, ora abbiamo 30 secondi di pausa, non sono molti, un bicchiere, una goccia d'acqua. Un bel respirone, ci alziamo lentamente e ci prepariamo per la marcia, il nostro primo esercizio. Vado. Respiro, inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Vi ricordo che chi vuole può fare una corsa sul posto, tenendo le ginocchia belle alte. La marcia va bene comunque, non c'è bisogno per forza di correre, basta farla bene sulle belle ginocchia. Pausa. Jumping jack. Vado. Mentre riposo posso fare dei bei respironi. Il prossimo esercizio sono gli squat.
Ci prepariamo? Vai. Bene, indietro col sedere. Scendo. E scendo. Lavoro con i glutei a salire. E su. E strizzo. E là. Inspiro, espiro. Riposo. Posso respirare? Crunch. Ci prepariamo, materassino. Mani dietro la nuca. Vai. Butto fuori l'aria quando salgo e inspiro quando scendo. Strizzo bene l'ombelico. Ultimo. Riposo. Prossimo esercizio. Affondi. Vai. Riposo. Lascio giù i pesini e andiamo. Mani in linea con le spalle, indietro bene le ginocchia, preparo, vado. Questo è tremendo per me. Allungate un attimo la schiena. Poi abbiamo quattro zampe, glutei, gambe e braccio opposti o solo gambe. Vai. Senza fretta. Allungo bene. Stringo il gluteo, tengo gli addominali. Schiena ferma. Allungo. Allungo, allungo, allungo. Riposo un secondino, andando a sedere sui talloni, rilasso con le spalle e schiena. Criss-cross. Vai. Op, op, allungo bene, ruoto bene, op, 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 allungo e ruoto, ruoto dal punto vita, risucchio l'ombelico, giù bene la zona lombare, op, 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 ruota. Riposo, 30 secondi, siamo alla fine del secondo. Quattordici secondi. Vai, marcia. Op, op, su bene le ginocchia, op, 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 ricordatevi di muovere le braccia,
respiro, su, 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 jumping jack. Vi ricordo la variante, potete fare solo apro, apro, chiudo, chiudo. Salto, vado. Op, op. Tenete gli addominali attivi. Respiro. Piego le ginocchia e non perdo il ritmo. Quindici secondi. Inizio a essere stanca. Piedi paralleli per gli squat. Larghezza spalle. Vai. Ricordatevi di scendere tenendo il peso sui talloni, andare bene indietro col sedere e fate sempre attenzione alle ginocchia parallele. E scendo e su, e scendo e su, e stringo bene i glutei, l'addominale è sempre attivo, e là, scendo bene indietro e all'ultimo riposo. Crunch. Ci prepariamo. Mani dietro la nuca. Vai. Attenzione a fare su giù, con calma, la testa può girare, quindi fa più piano, affondi, vai, oggi i pesini, andiamo a terra, braccia, piegamenti, posizionatevi bene, spalle aperte, vai. Allungo per il prossimo quattro zampe, quindi resto qua sul materassino. Allungo bene braccio e gamba opposti e op e allungo. Stringiamo il gluteo, allunghiamo bene la gamba, allunghiamo bene il braccio e op, op. Criss cross.
Vai! Ricordatevi di fare crisscross lentamente, ruotando bene dal punto vita, senza fretta, allungo, 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 vado, respiro, butto fuori l'aria. Riposo di 30 secondi. Pronti per la marcia? Vai! Svolta le ginocchia. Riposo. Ci prepariamo per i salti. Allora. Riposo, respirate, squat, ci prepariamo, piedi e ginocchia parallele, vai. Bene. Riposo. Ci prepariamo per il crunch. Mani dietro la nuca. Gomiti aperti. Non schiacciate il mento alla gola. Vai. Alzatevi piano. Affondi. Vai. Piegamenti sulle braccia, precipiti, ci prepariamo. Mi raccomando, forti con le mani.
sollevo il braccio, le gambe opposte. Senza fretta, controllate sempre che il movimento sia fatto bene, controllato, e se siete stanchi vi fermate. Criss cross. Vai. Secondi di riposo, siamo alla fine del quarto, ci rimane solo un round, fatelo bene. Alzatevi piano, siamo pronti per la marcia. Vado. Prepariamo per i salti o passo a proprio chiudo chiudo. Se siete stanchi meglio fare una cosa più semplice. Vai! Riposo. Squat. Nelle pause respirate. Vado. Riposo. Ci prepariamo per il crunch. Questo lo faccio per le gambe a tavolino. Vai. Piano. Vai con gli affondi.
Andiamo. Vai. Riposa. Quattro zampe. Vai. Allungo bene braccio e gamba opposti. Ricordatevi di stringere i glutei. Bel respirone. E andiamo a fare i criss-cross. Mani dietro la nuca. Vai. Lento e ampio. Ruoto bene. Allenamento completato, spero che vi sia piaciuto. Prima di lasciarvi vi faccio allungare. Allunghiamo braccia e gambe come quando la mattina vi dovreste stiracchiare nel letto prima di alzarvi. Allunghiamo bene portando anche i piedi in flex, allunghiamo, spingiamo bene sui talloni. E poi mettiamo i piedi in punta e allunghiamo. Portiamo il ginocchio destro al petto e schiacciamo forte il ginocchio al petto. Andiamo a mettere le mani dietro il ginocchio, dietro la coscia, dietro il polpaccio. Dove arrivate? Allunghiamo bene tutte e due le gambe, tiro bene. E con tutti e due i piedi, punta e flex. Punta e flex, punta e flex. Allungo bene, tengo il flex e lascio ginocchio al petto e cambio gamba. Ginocchio sinistro, schiaccio bene. Allungo mani dietro al ginocchio, dietro al polpaccio, dietro la coscia. Dove arrivate? Con tutti e due i piedi, punta, flex, punta e flex, e punta e flex, e punta, flex, e resto in flex. Spingo bene su tutti e due i talloni, tiro la gamba verso di me, allunghiamo bene, schiaccio al petto, sciolgo le gambe, porto tutte e due le ginocchia al petto e le mani sulle ginocchia, disegniamo dei cerchiolini in un senso e nell'altro senso. Cambio giro, massaggiamo la zona lombare e piccolo dondolio a destra e sinistra. Rotolo piano su un fianco, avrò la faccia sconvolta. Allunghiamo un secondo le gambe avanti, inspiriamo ed espirando allunghiamoci bene avanti e li rilasso. Inspiro e allungo bene le braccia lungo la schiena.
schiena, vado bene avanti, voglio andare con le mani oltre i piedi. E rilasso. Ancora uno. Tiro bene a lungo, vado con la pancia verso le cosce. E rilasso. Sciogliamo bene le gambe, braccia, mani. E lentamente vi alzate una vertebra alla volta, piano piano. Arrotondiamo la schiena e inspiro. E vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e spero che vi sia piaciuto questo nuovo allenamento. A presto!